Buongiorno, questa è la nostra colazione a letto, il nostro albergo dà anche cioccolatini fondenti, vanilla, tanti cornettini, e questo è quello del mio amore. E poi ti ho fatto il cappuccino, che bel sole entra qui. Ora, ma che è estate? Io sono rimasta a casa mia, c'era l'era glaciale, sono venuta qua, mezzo vestito in costume, bellissimo. Adoro, amore, trasferiamoci qui per sempre. Oggi facciamo il room tour. Oggi con cioccolatino. Amore, mettilo dentro. Fai quello che ci abbiamo mangiato ieri da Starbucks. Nel vlog di ieri avete visto, c'era il pan au chocolat. È parente, pan au chocolat è tipo così con lo cioccolato dentro. Vuoi, amore? Buona. Questo è il mio outfit con questa maglietta che ho comprato ieri. Poi casomai, dato che ho intenzione di fare anche altro shopping, vi farò vedere tutte le cose che ho comprato qua. Questa è troppo carina. C'è scritto Barcellona, ci sono tutti i fiori, ovviamente un cuore. Poi ovviamente la mitica collanina Carlita Jewelry, che è tornata disponibile questa con le 3 stelle su caritashop.com. Affrettatevi che già stanno andando a ruba. Argento e oro, io le amo. Comunque, poi ieri mi sono fatta pure lo shampoo e sono venute abbastanza bene. Mi sono portata tutti i campioncini. Ecco qua, questo pantaloncino perché praticamente c'ho caldo ed è l'unica cosa che ho. Infatti, devo comprarmi qualche gonna, qualcosa perché ho caldo e non voglio stare sempre con questo. C'ho le babucce dell'albergo. Adesso dobbiamo uscire perché comunque si è fatto tardi. Comunque, piace tantissimo. Mi piace. Queste sono le mie preferite, infatti anche voi le comprate tantissimo su caritashop.com. Ritual che è anche un nude scuro e invece poi Zen è un nude molto chiaro che anche adoro follemente. Quando torno vi farò il room tour della stanza che adesso è un po' un casino. Amore, andiamo? Ragazze, purtroppo la mia voglia di fare la dieta, di mangiare sano veramente è tantissima, ma stando qua è molto difficile perché comunque ci sono tante cose buone da provare, eccetera. Quindi io che ho fatto? Mi sono portata la mia tisana Fitvia e me la sto bevendo ogni giorno, mattina e pomeriggio, sperando che possa aiutarmi un pochino almeno a sgonfiarmi, perché queste qua di Fitvia, lo sapete, io le amo tantissimo, sono veramente ottime per sgonfiarsi, sgonfiare l'addome e contro la cellulite e la ritenzione. Poiché ho mangiato veramente malissimo durante queste feste, tanto e male, mi sono riempita di ritenzione. Vi giuro, ho le gambe piene di ritenzione, un gonfiore addominale che non va via. E quindi mi sto bevendo queste qua che io le adoro. Questa in particolare è strawberry, è buonissima perché sa di fragola e brucia tantissimo i grassi. Quindi io ve le consiglio. Se volete come me, insomma, riparare i danni che avete fatto durante le abbuffate, questa qua, le tisane funzionano tantissimo. Poi ovviamente se ci mettete anche un po' di allenamento, io adesso qua non posso farlo perché comunque sono in vacanza. Quando torno a casa riprenderò anche l'allenamento. Comunque già solo queste vi aiutano un pochino a detossificare e a perdere tutti quei chiletti in eccesso. Strawberry è il mio preferito e mi sono portata il colino, me li porto sempre dietro a dimostrazione del fatto che veramente le amo queste tisane Fitvia. Mi sono portata del colino, quindi praticamente io ho messo in valigia questo e questo, e poi qua vedete ci metto il colino nella tazza con acqua calda anche qua in albergo e me le bevo ovunque vado, veramente non sto mai senza bere Fitvia e le bevo una la mattina e una il pomeriggio. Poi se volete perdere peso in particolare, voi mi chiedete spesso consigli per perdere peso, prendete anche le Slim Caps che sono quelle capsule alla garcinia gamboscia sempre di Fitvia e quelle vi aiutano tantissimo a dimagrire. Comunque, qualsiasi cosa comprate sul sito Fitvia, usate il mio codice così avrete lo sconto, che è Carlita10. Se al momento dell'acquisto inserite Carlita10 avrete lo sconto e i prodotti vi arrivano veramente in fretta, in 2-3 giorni vi arrivano subito a casa, così fate anche voi questo percorso detox. Comunque, noi le beviamo con piacere, anche Dario piacciono, perché sono buone, sono dolci, non sono, anche senza zuccherarle, non sono come il classico tè che ha un saporaccio. Comunque, la tisana Fitvia l'abbiamo bevuta. Preparare ci siamo preparati. Si è fatto tardi, dobbiamo andare a visitare oggi Sagrada Famiglia e Casa Batlló. Ce la faremo? Ce la faranno i nostri eroi? Non lo so. Comunque sono sempre più innamorata di questa tinta labbra. Amore, ti piace? Fa un effetto volumizzante. Credo c'è la maglietta di Barcellona. Sì, Questa è quella pagata 150 euro. che hai comprato ieri. È Sì. bellissima, amore. Grazie, anche Siamo, la tua. abbiamo tutte e due le magliette di Barcellona.
Amore, cosa riprendi? L'ascensore, stiamo aspettando. Barcellona Woman e Barcellona Man. Barcellona. Hello. Eccoci. Hola. Hola. Guarda. Hola a te, però. Amore, siamo carini. La borsa che mi ha regalato il mio amore, se avete visto il video dei regali di Natale. Ops. 800 euro. Amore, ma che oggi ti sei svegliato che dici prezzi? 800 euro. Io ho le gambe nude, stivaletti, perché voglio stare comoda. Metti questa nella borsa. Sì, mettila tu. E adesso siamo arrivati, adesso scendiamo e andiamo. Si è fatta a mezzogiorno, ne andiamo a fare i turisti a mezzogiorno, vabbè, ce la possiamo fare. Amore, tu mi vedi ingrassata, non mi sento una cicciona. Ma sento ancora laddove. Oh! Oh. Della bocca. Sì, andiamo, che bello. Quando torniamo vi faccio il room tour della nostra stanza d'albergo e anche l'albergo, perché è un albergo di gusto molto bello, vero amore? Adesso andiamo a mangiare un'altra volta. Ma no, amore, no, ya, basta, ti prego. Cioè, io vorrei fare un po' di dieta, guardate qua che bello. C'è anche un albero. Buongiorno. Oh, buongiorno Barcellona, che caldo. Cioè, qua fa caldissimo, io non capisco come le persone vanno camminando col cappotto, con le sciarpe. Ma se stessero in Italia, a Napoli, oppure qua a Milano, a Torino. Ma che si debba non farci passare. Che rispetto. Cosa farebbero, amore, secondo te? Cioè, si chiuderebbero in casa col freddo che fa da noi. Cioè, per me qua è estate. Guardate quello, ve lo farò vedere stasera, tutto illuminato e diventa bellissimo. Sì, e adesso vamos a conquistare Barcellona. Vedete che dobbiamo comprare a adesso. Barcellona andiamo a qua. Che fissato, perché questo si chiama Palacio Bebè, vende tutte cose per bambini. E lui ha detto che verremo qua a comprare. Però sarà belli. Sì, sì. A Barcellona sulla Rambla andiamo a comandare. Andiamo a conquistare Barcellona con le magliette. Non si vede che siamo turisti con le magliette di Barcellona. Ce le pigliamo tutte quelle con noi. Sì, aspetta che tra poco. Ce le pigliamo tutto, todos, quello che è nostro. Compreremo la casa qui. Va bene? Maro, bellissimo. Facciamo i vlog utili. 54, 53, 53. Ci guardiamo sempre. Per andare alla Sagrada Famiglia Metropolitana L2 Viola, noi l'abbiamo presa a Passage de Gracia. Qua sono tre fermate, Sagrada Famiglia, proprio c'è scritto. Adesso sto arrivando alla metropolitana e ci investirà. 33 secondi, 32, 31. La prendiamo a volo. Eccola. Wow, che precisione, in anticipo di 24 secondi, wow! Fenomenale! Cosa è successo? Abbiamo sbagliato. Cioè, abbiamo visto la metropolitana giusta, ma l'inverso sbagliato. Vabbè, e sono quattro fermate. Abbiamo fatto tre fermate, ma l'inverso, cioè, solo noi. Cioè, praticamente, noi siamo saliti qua, passeggiare qua, dobbiamo fare tre fermate, 1, 2, 3 e arrivare a Sagrada Famiglia. Invece abbiamo fatto 1, 2, 3 ci siamo trovati a capolinea. E tutti sono scesi, ma che è? Quindi mo, praticamente dobbiamo fare tutte queste fino a qua. No, amore, che quattro? 1, 2, 3 e 4. Ah, queste non sono fermate. Sì, amore. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce la faremo? Saremo superati a 3. Okay. 3 meno male della mia biglietto università. Università. Università, abbiamo fatto il biglietto giornaliero. Non lo sei fermato. E praticamente possiamo stare 24 ore coperti. Meno male. In questo modo dobbiamo funzionare. ma no, diciamo. Mami, con tu Sagrada Famiglia di Gaudì. Bellissima, è enorme. Animale, mami, con tu body, este body. Siamo arrivati anche a casa Batlló. Adesso ve la faccio vedere. E qui davanti a me è stupenda. No, vabbè, la meraviglia. Bellissima. Vente conmigo, solo conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo, como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste.
Eccoci, finalmente si mangia, siamo stanchi, vero amore? Siamo veramente stanchi perché questa giornata l'abbiamo dedicata ai monumenti. Amore, quante cose belle abbiamo visto, ti è piaciuta? È bellissima, Casa Abbattuta è veramente stupenda, cioè è emozionante. Ragazzi, andatela a vedere, è veramente emozionante, è un mondo fatato, tipo una casa magica, è bellissimo, cioè Gaudì era un grande. Comunque è stata veramente una bellissima esperienza, molto emozionante, quindi comunque costa visitare questi musei, però secondo me ne vale la pena. E adesso ci siamo infilati in questo posto che è proprio di fronte a Casa Gaudì, si chiama Casa Gaudì, non fatta Casa Batlló, si chiama Tapa Tapa ed è molto carino. Noi abbiamo preso una miriade di cose, ovviamente abbiamo preso queste che sono dei gamberi, tante tapas, il prosciutto iberico, questo è l'uovo con il prosciutto e le patate, questa dovrebbe essere la Caesar con il pollo, questo è un altro, non so, con formaggio, e questo invece è la, questa è la tortilla, amore, questa è la frittata di patate che ti avevo fatto provare. Adesso dividiamo tutto e mangiamo. Buon appetito, amore mio! Amore, buon appetito! Ragazzi, poiché Dario aveva freddo, guarda caso, guarda caso c'era un negozio della Nike e guarda caso lui ha trovato una felpa bellissima, vero amore, della Nike. Io invece ho preso questo poncho, 15 euro, però è molto bello. E perché io sono sfigata, ho trovato un negozio così a caso e lui bene, guarda caso, guarda caso ha avuto freddo proprio davanti al negozio della Nike. Ragazzi, perché se deve spendere è caro bella. Per una cosa che non è di marca, non devi comprarla di marca. Però è bella, no? Amore, fai vedere com'è bella, ti sta anche bene. È molto fumato, bella però. E poi c'è anche il cappuccio un po' impermeabile. Sei proprio figa. Guardate. Wow. Amore. Adesso andiamo che dopo Casa Batlló dobbiamo visitare la Sagrada Famiglia, un giorno di cultura. Mi devo provare un sacco di roba dalla Nike. Yeah. Adoro. Allora, vi ho messo sul comodino e adesso vi farò vedere tutte le cose che abbiamo comprato. Allora ragazzi, faccio vedere un po' di cose che abbiamo comprato dalla Nike. E poi vi farò un altro video, se volete, in cui farò vedere proprio tutti gli acquisti, perché comunque abbiamo comprato un sacco di cose, anche da H&M, quindi vi voglio fare un video proprio a haul shopping. Fatemi sapere se vi piace, ho comprato tante cose anche tipiche, particolari, sfiziose. Comunque, qua c'è una bottiglina d'acqua spagnola, bellina. Fatemi sapere se volete questo video, faccio vedere prima le cose che ha comprato Dario. La felpa che avete visto, a me sembra che sia più economica la Nike qua a Barcellona. Questa ad esempio l'ha pagato 85 euro ed è una bella felpa, proprio bella. Porta anche la scritta qua sull'elastico sotto e anche qua sulla manica. E porta anche il cappuccio che è impermeabile. Comunque è stupenda, cioè una felpa secondo me anche per uscire, non insomma solo per la palestra, è proprio bella. Poi invece io ho comprato queste cosine che adesso vi faccio vedere. Allora ho preso questa felpetta che mi piaceva tantissimo ed è un modello corto, troppo carino ragazze, ed è grigia, è bellina, qua c'ha la fascia bianca, sono cose che non ho mai visto tipo in Italia, a Napoli. Questa è particolare ed è corta ed ho preso una S, c'era anche XS ma mi andava troppo corta. Questa è la cosa che ho pagato di più perché ho pagato 65 euro. Poi il resto l'ho pagato tutto di meno. Ad esempio ho preso questo top. A me piacciono tantissimo questi top sportivi della Nike. Da premettere ragazze che prima di indossare queste cose devo perdere 4-5 kg perché ho tanta ritenzione, faccio schifo, sono ingrassata tantissimo. Comunque vabbè, ce la faremo! Vi farò pure il video di come tornare in forma, non vi preoccupate, non si molla. Comunque questo top è bellissimo ed è laminato ed è nero. Mi piacciono perché hanno anche l'imbottitura, quindi fa sì che non sia trasparente, perché odio quando sono trasparenti. Vabbè che comunque io poi ci metto sempre una maglietta, una canotta sopra, perché a meno che non fa proprio caldissimo, non mi piace allenarmi così. È bellino perché poi si può regolare anche dietro ed è molto bello. Qua è trasparente, è bello. Questo ho pagato 35. Fatemi sapere se i prezzi sono come da voi o sono, a me sembra siano più bassi. Poi ho preso questo completo che è bellissimo ed è praticamente una maglietta. Questa qua l'ho pagata
30 euro ed è una maglietta con tutte le scritte Nike, la cosa che tu dici, madonna, che marca è? Chissà che marca è la Nike, c'è scritto ovunque, però è bellina, anche questa è corta ed è larga, molto carina, e viene a completo con questo leggings, anche questo 30 euro, infatti mi sono stupita perché costasse 30 euro, di solito costavano, anzi 35, di solito costano di più. E questo è bellino, leggings con scritto sempre tutto Nike, 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 è troppo carino. E porta anche qua dentro Just Do It, quindi puoi anche metterlo abbassato se è troppo alto. E questa cosa l'adoro perché a me mi hanno sempre altissimi in vita. Quindi è bellina sta cosa che lo puoi piegare ed è molto molto comodo. Vabbè, leggings della Nike, cosa ve lo dico a fare, sono stupendi. Quindi ragazzi, questi sono gli acquisti. Adesso dobbiamo lavarci e andare a mangiare. Quindi penso che vi saluterò qui perché siamo distrutti tutto il giorno a camminare, a fare cose, quindi la sera siamo stremati, non ce la faccio più a vloggare, quindi sto pensando che dovremmo secondo me comprare un'altra valigia per mettere queste cose, cioè è incredibile, non abbiamo solo il bagaglio a mano. La cosa buona da fare era magari portarsi la valigia, imbarcarla però vuota, perché... cioè se malauguratamente non dovessero andarci dobbiamo comprare anche la valigia, quindi vabbè, vabbè, ma noi ce la faremo, oppure tipo partiremo, ho detto amo, partiamo con tutte le cose, mettiamo le felpe, i giubbini, tutte le cose che compriamo, perché voglio fare anche ancora un po' di shopping domani. E basta ragazze, non vediamo l'ora di tornare perché comunque ci manca anche il nostro lavoro, anche se comunque il sito è attivo, anche perché voi quando starete vedendo questi vlog noi saremo già di nuovo a lavorare, comunque abbiamo lasciato il sito attivo, quindi si possono fare gli ordini, si può fare tutto, quindi adesso poi che starete vedendo il vlog noi già saremo tornati operativi, infatti io ho fatto tanti rifornimenti, ho inserito tanti nuovi prodotti, comunque sto lavorando tantissimo anche da qua, contattando le aziende per rifornire prodotti mancanti, sto provando nuovi prodotti da inserire, quindi se andate sul sito, su caritashop.com, troverete tanti nuovi prodotti riforniti che erano finiti e tante novità. Quindi adesso aspetto che Dario esce, mi vado a lavare e vi lascio con qualche clip sicuramente della cena che vi faccio vedere. E vi mando un bacio grande, vi ringrazio per averci seguita, lasciate un like al video, vi amo tanto tanto tanto, viva Barcellona! Ciao! Ragazzi, siamo venuti in questo localino molto carino, ve lo dico casomai vi trovaste a Barcellona, a me sembra molto carino, si chiama La Paradeta. Io sono nel camerino. E lui, Dario sta sistemando tutta la tavola, praticamente all'ingresso si sceglie il pesce fresco e loro poi te lo cucinano, ti chiamano e tu lo mangi, il pesce accompagnato da pane e insalata, quindi stasera cerchiamo di mangiare bene e non abbiamo pagato neanche tantissimo, avevo preso un banco di roba, avevo pagato 68,39 per due, abbiamo preso tante cose che adesso vi faccio vedere ed è carino. Poi abbiamo anche tutte le salsine, abbiamo preso salsa tartare, salsa aglio e olio, com'era non me le ricordo più, poi c'è il pane, poi ci sono i nostri piatti, poi c'è Dario e adesso ci devono chiamare dalla cucina e noi andiamo, molto molto carino. Bello. Yo estaba para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité. I cicinielli, no, vabbè, troppo bello. Lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño. La miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo.